sicuramente un parere autorevole da Marco Stoppa alle 10:40 in collegamento con Radio Rete Edicole. Alle 11 poi cominceremo la nuova settimana dedicata ai vari sinaggi provinciali. Questa volta andremo a Reggio Emilia con l'edicola di Mario Govi alle 11 in punto, quindi per ricominciare il nostro giro fra le province del Sinaggi. Bene, allora a questo punto non mi rimane altro che mandare una breve pausa musicale. Ci risentiamo tra pochissimi minuti per la rassegna stampa. If what you're feeling is wrong, let go of what you're thinking. If what you're thinking is wrong, let go of why you're living. If why you're living is wrong, let go. Let go. Let go of what you're feeling. If what you're feeling is wrong, let go of what you're thinking. If what you're thinking is wrong, let go of why you're living. If why you're living is wrong, let go. Don't you understand decent talk? Easy living is not what we're asking for. Pride considers you the fool, so tear down your altar. If peace or happiness were what you wanted, we wouldn't talk compromise. I see you as a man, I see you as a woman, no less. But the that runs around this circus is human, so most won't get around to checking if you're breathing. Yeah, so I want you to let go of what you're feeling. If what you're feeling is wrong, let go of what you're thinking. If what you're thinking is wrong, let go of why you're living. If why you're living is wrong, let go. Let go. Let go of what you're feeling. If what you're feeling is wrong, let go of what you're thinking. If what you're thinking is wrong, letting go of why you're living. If why you're living is wrong, say now, let go. Don't you understand decent talk? Easy living is not what we're asking for. Pride considers you the fool, so tear down your altar. Peace or happiness, well, what you wanted, we wouldn't talk compromise. Say, I see you as a man, I see you as a woman, no less. But the beast that runs around this circus is human, so most won't get around to checking if you're breathing. Let go of what you're feeling. If what you're feeling is wrong, let go of what you're thinking.
ever what you're thinking is wrong. Let go of why you're living, ever why you're living is wrong. Just let go, let go, let go, let go. Allora, di nuovo in studio Fabio Sebastiani, Radio Rete Edicole, per lo spazio dedicato alla rassegna stampa. È leggero ritardo questa mattina, ma ci siamo. Una rassegna stampa bella corposa, con tanti spunti. Dunque, il tema sicuramente più in vista è quello dell'immigrazione. Chi chiede asilo in Italia dovrà lavorare. I quotidiani di oggi rilanciano le proposte del ministro dell'interno Minniti per modificare il reato di clandestinità. Il Corriere della Sera pubblica la mappa dei nuovi CIE in 18 regioni, intanto è già record di sbarchi. Per quanto riguarda la politica, le notizie in primo piano riguardano ancora il PD, il ritorno sulla scena del segretario Matteo Renzi, l'intervista di ieri a Silvio Berlusconi. Sono molti i commentatori che notano la coincidenza del ritorno mediatico contemporaneo di Renzi e Berlusconi, e c'è chi vede all'orizzonte già un nuovo inciucio da grande coalizione, a partire appunto dalla legge elettorale. Dopo l'intervista di ieri di Ezio Mauro su Repubblica all'ex premier Renzi, oggi la replica della minoranza dei democratici con un'intervista a Miguel Gotor sulla Stampa dal titolo molto indicativo. Il segretario fa autocritica, ma dice a noi di chiedere scusa. L'intervista è firmata da Alessandro Di Matteo a pagina 6. Per Luigi Bersani su Repubblica, con un'intervista di Stefano Cappellino a pagina 7, Bersani che è insoddisfatto dell'autocritica di Renzi, soprattutto a proposito di lavoro e welfare. La lezione non è servita, dice Bersani, sul lavoro, fisco e welfare bisogna svoltare a sinistra. Guardando ai problemi della sinistra nel mondo, Bersani parla di una fase che è cambiata e del fatto che risulta perdente continuare a inseguire le parole d'ordine degli anni 90, quindi Sanders negli Stati Uniti avrebbe fatto meglio della Clinton, dice addirittura Bersani. Ma il vero problema è la disuguaglianza, perché a Davos, come abbiamo sentito nel nostro GR, l'ONG Oxfam ha presentato il suo rapporto, da cui esce appunto uno dei nodi più importanti, e tra l'altro, stando ai numeri, un nodo che continua a creare problemi, perché il divario tra i ricchi e i poveri del mondo continua a crescere, così come del resto in Italia, dove proprio a causa della crisi
sono raddoppiati i poveri, sia quelli in povertà assoluta che i poveri che secondo i calcoli degli esperti hanno una condizione di povertà relativa. Non ci sono buone notizie poi per l'Italia per quanto riguarda i conti pubblici e quindi i rapporti con l'Europa. È pronto infatti l'ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sulla manovra. Il commissario Moscovici ha confermato che ora il rischio vero è la procedura di infrazione. Oggi nuovo incontro per salvare all'Italia sul tavolo nuovi tagli all'occupazione e ancora una volta gli errori di manager si scaricano sui lavoratori, secondo quanto dicono i sindacati e non solo. Da Berlino il governo tedesco intanto attacca l'Italia sul caso della Fiat e dei trucchi ai motori per passare indenne ai controlli sull'inquinamento. Il governo argentino non risponde, pensi alla Volkswagen, questo c'è un servizio sul Messaggero. E poi altri spunti che però sono dei giorni scorsi, Susanna Camusso in intervista alla Stampa di Roberto Giovannini, in cui dice sostanzialmente che sui voucher si può vedere di ritornare alla situazione originale, cioè reintrodurre un concetto di lavoro stagionale soltanto proprio nei casi dove è effettivamente, nei casi effettivi di lavoro stagionale. Altri spunti riguardano gli inserti. Gli inserti di economia del Corriere della Sera e di Repubblica, dunque in particolare quello del Corriere della Sera, c'è un bel servizio nella rubrica Diario Sindacale di Enrico Marro sul Corriere della Sera che parla anche del caso CISL, e cioè degli scandali che hanno investito il pubblico impiego, la categoria del pubblico impiego in quel sindacato. Per salvare la CISL, dice Savino Pezzotta, intervistato dal Mattino, l'unico modo per salvarlo è un gran giurì indipendente per garantire trasparenza e rottamare gli organi direttivi, dare spazio ai giovani e poi trovare obiettivi comuni e unitari. Secondo Savino Pezzotta, che è stato segretario della CISL, una CISL sempre più colpita dagli scandali come quello appunto di Napoli, la legalità è importante per il sindacato. Io non a caso sono uscito dalla mia carica di segretario generale in contrapposizione a quelli che allora, dice Pezzotta, erano i vertici e il loro modo di gestire l'organizzazione. Dunque, diamo un'occhiata a questo punto ai titoli, cominciando proprio dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mette al centro, come abbiamo sentito, la vicenda dei migranti, in realtà un po' un fritto misto nella prima pagina, come capita spesso, ma in questo caso ci sono divari abbastanza palpabile. Allora, innanzitutto il dossier presentato da Gian Antonio Stella, un alunno su due cambia prof di sostegno e c'è la cronica mancanza dei professori di sostegno. Il governo sta cercando di porre riparo, una delle tante eredità della buona scuola, cosiddetta la riforma varata da Renzi. A centropagina invece l'apertura è sui migranti. Dicevamo, chi chiede asilo dovrà lavorare. Il ministro dell'Interno Minniti appunto propone al Parlamento di modificare il reato di clandestinità. E poi la fotonotizia, e cioè l'arrivo a Davos, la prima volta di un presidente cinese, Xi Jinping, ritratto che stringe la mano ai bambini che lo accolgono. E poi ancora viaggi negli USA, parla Trump, viaggi negli USA, possibili limiti per gli europei, è il titolo del pezzo di Giuseppe Sarcina. E ancora lo sport, questa volta il lunedì inevitabile, però non il calcio. Pellegrini, il segreto della sconfitta di Rio, Federica e il calcolo sbagliato del ciclo prima della gara, su me e Magnini un finimondo.
Vediamo Repubblica che apre invece con l'ultimatum all'Italia, manovra da